Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, come potete vedere, purtroppo scusate, mi dispiace per questa cosa, ho giocato un botto off camera. So che questa cosa magari vi potrà dar fastidio. Sbaglio tasti. Vi potrà dar fastidio, però perdonatemi. Allora, cosa ho fatto in tutto questo tempo? Invece che, visto che mi devo ricordare di non droppare le cose, che ho appena giocato a un gioco in cui il tasto per aprire l'inventario è quello per droppare su Minecraft, e quindi mi sono ancora un po' rincoglionito. Allora, cosa ho fatto, ragazzi, off camera? Prima di tutto ho fatto la nuova farm di pesca, che dovrebbe essere qua giù. Ho fatto questo nuovo piano. Se trovo il cibo, ecco qua. Prendo un po' di pane. Come vedete, ho raccolto un po' di diamanti. Li ho trovati. Un bel po' di ferro. E la farm di pesca. Allora, ragazzi, ora io volevo provare ad andare nel Nether. Anche perché sto giocando col nuovo Snapshot. Io non so esattamente come si dica. Raga, ditemi nei commenti come snap. Naturalmente ora mi si buggeranno gli obiettivi, ma non fateci caso. Snapshot. Io lo chiamo snapshot. Credo di averlo detto bene. C'è il nuovo snapshot e volevo provare ad andare nel Nether. Quindi adesso mi faccio l'acciarino e andiamo. Bene, ragazzi, adesso è il momento della verità. Ho appena sbagliato. Scusate, scusate, sì, sono un coglione, lo so. Ho appena fatto un errore. Non ho blocchi. Facciamo il portale. Facciamo così. Scusate, ci sono un po' di problemi. Ok, bene, ragazzi. È il momento. Io entro. Non voglio crepare amaramente. No, raga, che culo! Siamo spawnati nella nuova zona! Raga! Allora, vi devo dire questa cosa. Oddio, i nuovi mob, quelli lì, che belli! Siamo spawnati nella nuova zona. Ora laggerà magari un po' perché... sono appena entrato nel Nether e magari il mondo, sapete, non so se mi sono un po' chiaro, è un po' buggato. Io vedo un botto di materiali, Crimson Nilum, questi funghi li prendo, questi frutti che dovrebbero essere i frutti, questi animali non dovrebbero fare, non fanno niente, ragazzi, questi qua. C'è un non pigman. Ragazzi, voi dovete sapere, dovreste tutti quanti conoscere la prima regola di Minecraft, ovvero non picchiare i pigmen, se no te ne pentirai. Ok, ragazzi, io mi prendo più roba possibile. Hanno messo anche un nuovo materiale, che è la netherite, che è più forte del diamante. Questo legno io me lo voglio prendere. Perché mi sa un po' di bello. Ci sono anche questi blocchi strani che voglio vedere cosa sono. Oh, cosa sono? Cosa sono? Si illuminano. Shroom light. Ragazzi, sono bellissimi. La luminite. Devo prendermi un po' di netherrack.
Questa non è Netherrack. Sì, questa è Netherrack. Bella, ragazzi. Ok. Io mi prendo un po' di Netherrack. Prendo anche un po' di illuminite e poi ci rivediamo lì. Va bene, ragazzi. Qui ho visto un bel lago di lava. Mi interessa molto questo legno. Ne ho preso un bel po'. Volevo prendere anche quelle torce, tra parentesi. Cioè, torce tra virgolette, perché boh. Però io me la voglio tenere un po' questa terra, non la voglio usare. Mi prendo anche un po' di quarzo perché non è molto utile per decorare. Comunque, ragazzi, questo video è finito benissimo. Siamo spawnati in una zona bellissima. Questi qui non sono aggressivi, però non li voglio neanche picchiare. No, raga! No! Abbiamo trovato un'altra zona! Raga! A parte questa qui che me la prendo assolutamente perché è osso. Raga, è la nuova... Questa è la nuova zona. Quella con la Soul Soy. Con la Soul Soy. Possiamo fare le torce blu. Ragazzi, c'è anche questa nuova zona che è la zona del fuoco blu. Vedete che l'ambientazione è cambiata, è tutto un po' più blu. Allora, il fuoco blu ti fa danno, però non dovrebbe cosarti, non dovrebbe bruciarti gli oggetti. Ma come pesa? Io prendo un po' di Soul Soil, ora se Kree non se ne va. Io questa esplorazione durerà poco, cioè questo video lo devo far durare un po' poco perché c'ho anche un altro video, non so, magari mi si incappa la memoria. Non è una bella cosa. Comunque questa Soul Soil mi piace. Ok, mi aspettavo di spawnare in mezzo a dei ghast e avere una bella battaglia, ma siamo stati molto fortunati. Ottimo questa spawn. E torniamo nel Nether, vai. Nel Nether. Se ora qui non se ne va, però. Torniamo nell'overworld. Io me ne torno a casa. Ho fatto anche la coltivazione, come potete vedere. Ok. Scusate un attimo, fatemi vedere da quant'è che registro. 7 minuti di video. Va bene, ragazzi, questo video sta durando un bel po'. Abbiamo fatto un bel po' di cose. Voglio provare a fare le torce blu. Servirà questo, carbone. E forse devo vedere. Freccia spettrale. Quella lì che ti dà... Come si chiama quell'effetto? Le torce blu. Soulfire torch. Ne possiamo fare 4. Raga, non so se queste qui illuminano di più. Possiamo fare anche le lanterne. Raga, mi sono innamorato di questo snapshot. Come si faceva? Così. E la Soul Soil. Raga, mi sto innamorando. Guarda come... Guardate com'è bella. Questa qui la posso mettere ai lati. No, raga, ho trovato. Ho trovato dove... Cos'è? Ho trovato il posto dove metterla. Al portale. Ho trovato, qui. Dobbiamo fare un po' una base per il portale. Per ora le metto qui. Insomma, un po' di... Insomma, però così per fare... Creare un po' di roba. Va bene. Per me, ragazzi, dopo questa trovata nel Nether, il video può finire qui. Intanto aspettate che metta a posto tutto. Intanto ne approfitto
per dirvi che questo legno lo crafterò dopo. I materiali del Nether li metterò in questa cassa qui. Tutto. Tutti i materiali del Nether. Qua. Questo qui la craftiamo. E il video finisce qui. Spero vi sia piaciuto, ragazzi. Lasciate un bel like. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Dovete iscrivervi ora. Io vi saluto. Ciao!